Andrea Züge, General Manager a Novermesse. Quale lezione ha lasciato la pandemia a un'azienda che fa manifestazioni come la Novermesse? Noi abbiamo in questo tempo imparato un sacco di diverse cose. Da una parte, grazie per noi in Italia agli investimenti che abbiamo già avuto nella digitalizzazione della nostra azienda, non era un gran problema di ripartire subito col smart working. Ma cosa abbiamo imparato come gruppo Deutsche Messe, come anche altre fiere nel mondo hanno imparato? Siamo stati costretti da un momento di autoinventarci il nostro business. Abbiamo lanciato soprattutto progetti digitali in un momento in cui non si poteva fare eventi da vivo, e con questo l'abbiamo davvero imparato come utilizzare anche questi nuovi mezzi di digitalizzazione. E oggi magari non è più importante sempre la digitalizzazione oppure gli eventi digitali come 2 anni fa, ma nonostante ciò possiamo utilizzarli per aumentare anche la visibilità dei nostri eventi e anche di garantire ai nostri clienti più business. Come funziona? Per esempio, da una parte la preparazione di stare della fiera e anche il dopo della fiera, con la digitalizzazione abbiamo un'opportunità di comunicare oltre dell'evento, e anche possiamo comunicare l'evento alle persone che non sono presenti in un momento in questa fiera. Quindi per noi una nuova esperienza, ma la fiera del futuro sarà una combinazione dall'evento reale con la digitalizzazione, e lì senz'altro la pandemia, nel tutto il male della pandemia, ha avuto anche un lato positivo, perché ci ha dato uno spunto per andare avanti molto velocemente con la digitalizzazione del nostro settore. La Novermesse è lo specchio dell'industria. Su che cosa punta quest'anno, il 2023? Quest'anno 2023 il tema conduttore sarà la trasformazione industriale. Ci saranno presenti oltre di 4.000 espositori di qualsiasi settore, e tutto sommato danno le risposte alle domande del futuro. Per esempio il cambiamento del clima, quindi di produrre senza CO2, alla Novermesse si troverà le diverse opportunità, le diverse tecnologie senz'altro su questo tema, sino al fuel cell, sino a idrogeno, partendo anche dall'energia sostenibile, ma anche poi alla fine tutta la trasmissione di potenza necessaria per questa sfida. Affiancato insieme con la politica, perché abbiamo anche bisogno di una infrastruttura che deve funzionare, e quindi il dialogo con la politica è anche molto importante per creare, come già nell'industria 4.0 che nacque nel 2011 ad Hannover, questo alla fine è proprio l'opportunità che favorisce anche poi questa trasformazione industriale. Inoltre ci sono startup, ci sono delle aziende innovative che non hanno già le strutture burocratiche con un colosso come le grandi aziende, e ci danno qualche spunto. Ci sono poi tutte le informazioni, tutte le opportunità sulla industria 4.0, puntando da quella lo sviluppo nuovo di questa iniziativa, ma ci sono anche soprattutto per esempio intelligenza artificiale, ci sono poi anche tutte le nuove opportunità di connessione della 5G, per esempio la NOFA e anche il polo fieristico che ha già attrezzato con la 5G, quindi si riesce anche a dimostrare questa nuova tecnologia in fiera, e si vede proprio come vengono orchestrate diverse tecnologie insieme senza più che si toccano meccanicamente, quindi viene fatto tutto con questa industria. Per un ingegnere, io lo dico sempre, è una grande cassa di tesoro dove si trovano diverse soluzioni, dove un ingegnere poi può costruire la macchina del futuro. L'Italia è sempre stata presente alla Novermesse anche quest'anno? Sì, come sempre, già di tradizione dovrei dire, perché già la prima Novermesse dopo la guerra era piena di italiani, quindi è anche vero che questo partnership, questa relazione tra la Germania è molto molto stabile. Nonostante anche la crisi, la pandemia, la relazione commerciale tra la Germania, tra l'Italia e viceversa è stata molto molto stabile.
invece di altre relazioni con la Cina, invece con gli Stati Uniti in questo periodo. Anche l'Italia quest'anno ci aspettiamo oltre di 300 espositori da parte dall'Italia. Ci saranno quasi in questo momento 10.000 metri quadri che sono senz'altro diventeranno ancora di più. Questo significa quasi che una decima parte della fiera sono solo gli italiani, quindi abbiamo una fiera con una italianità visibile e si parla anche italiano ad Hannover, e per questo non vedo l'ora di vedervi lì numerosamente, siete cordialmente invitati. E poi non dimenticare, abbiamo anche un po' di italianità, abbiamo l'aperitivo la seconda giornata del 18 di aprile, dove siete cordialmente invitati. Ci vediamo ad Hannover, a presto. Beh.